In questo problema abbiamo una vettura guidata da Alice Pagliai che viaggia a velocità costante di 60 km/h indicata con V0. Ad un certo punto Alice si accorge che a 50 metri dalla sua posizione, indicata con 0, si trova un gatto, indicato con il punto B. Alice, prima di reagire, fa passare 1,4 secondi, cioè il suo tempo di reazione. Dopo questo tempo di reazione, Alice, invece di frenare, si sbaglia e accelera, arrivando a una velocità di 100 km/h indicata con VC, con la quale si schianta contro un albero, indicato con il punto C, che si trova ad 80 metri dal punto di partenza iniziale. Ciò che dobbiamo trovare è l'accelerazione effettuata dal punto A, cioè da quando Alice comincia ad accelerare, fino al punto C, dove Alice si schianta. Per prima cosa, dobbiamo innanzitutto trovare la distanza che la macchina percorre durante il tempo di reazione, quindi quando Alice ancora non reagisce. E durante questa distanza Alice va ancora alla velocità costante di 60 km/h. Per fare questo, moltiplicare appunto la velocità iniziale per il tempo di reazione, ma non posso moltiplicare una velocità in chilometri orari per un tempo espresso in secondi, quindi devo trasformare la velocità iniziale da chilometri orari a metri al secondo. Per fare questo riscrivo il valore 60 per 1000 metri, cioè 1 chilometro, fratto 3600 secondi, cioè un'ora, uguale 60 fratto 3,6. 3,6 perché? Perché 1000 fratto 3600 fa 1 fratto 3,6, per 60 fa 60 fratto 3,6 metri al secondo. Faccio questo calcolo, porta 16,6 periodico metri al secondo. Questo sarebbe lo stesso valore il valore della velocità iniziale, solamente che invece di essere espresso in chilometri orari, è espresso in metri al secondo. Dopo aver fatto questo, sostituisco i valori a questi termini, quindi V0 16,6 periodico metri al secondo per 1,4 secondi al posto del tempo di reazione. Secondi e secondi si annullano, rimane solo metri, 23,3 periodico metri è il risultato, cioè la distanza OA, cioè questa qui. Successivamente imposto le due equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato. La prima equazione è accelerazione A, quindi la nostra incognita, uguale delta V, quindi la differenza tra le velocità del punto A e del punto C, fratto delta T, cioè il tempo impiegato ad arrivare dal punto A al punto C, che può essere indicato con TC, e questa è un'altra nostra incognita. La seconda equazione è delta SC, quindi la distanza dal punto A al punto C, uguale V0 per tempo impiegato per arrivare a C più un mezzo A per TC alla seconda. A la indichiamo con delta V fratto delta T per motivi di comodità, che poi andremo a vedere perché. La prima equazione la lascio così, mentre la seconda scrivo tutto come prima, fino ad arrivare a un mezzo delta V fratto TC per TC alla seconda. Qui possiamo vedere che TC si annulla con alla seconda di quest'altro TC, in modo tale che rimanga 1 e sia semplificato. La prima equazione la lascio sempre così, e qui, come possiamo vedere, ho raccolto l'incognita TC da entrambi i valori, perché infatti qui possiamo vedere che tutti e due i valori, quindi V0 e un mezzo delta V, hanno entrambi l'incognita TC, e quindi qui l'ho raccolta e ho messo questo termine tra parentesi. Così posso fare la formula inversa, portando questo termine sotto delta SC, che porta TC uguale delta SC fratto V0 più un mezzo delta V. Sostituisco i valori a questi termini, quindi delta SC sarebbe la distanza tra A e C, che posso calcolare facendo l'estensione totale, quindi OC, che vale 80 metri, meno 23,3 periodico metri, cioè la distanza percorsa durante il tempo di reazione, che porta appunto 56,6 periodico metri, fratto V0, quindi la velocità iniziale, in metri al secondo, quindi 16,6 periodico metri al secondo, che abbiamo calcolato all'inizio del problema, più 5,5 periodico metri al secondo. 5,5 periodico metri al secondo sarebbe un mezzo delta V, che ho calcolato facendo delta V, che sarebbe appunto la differenza di velocità tra il punto A e il punto C, quindi faccio VC meno V0, che porta a 40 km/h, per 1 fratto 3,6 per trasformarlo in metri al secondo, che porta 11,1 periodico metri al secondo.
Poi faccio diviso 2 e porta infatti 5,5 periodico metro al secondo. Faccio la somma, faccio questo calcolo, questa divisione e porta 2,55 secondi. Cioè questo è il tempo impiegato dalla macchina ad arrivare dal punto A al punto C. Questo valore poi lo vado a sostituire all'incognita TC che ho nella prima equazione. Sostituisco ai termini i valori, quindi A uguale 11,1 periodico metro al secondo, che sarebbe appunto la differenza di velocità, quindi delta V che abbiamo calcolato prima, qui, fratto 2,55 secondi, cioè il tempo impiegato per arrivare da A a C che abbiamo calcolato poco fa, risolvendo la seconda equazione. Facendo questi calcoli porta 4,35 metri al secondo quadrato, quindi questa è l'accelerazione che viene effettuata dal punto A al punto C da legge.